diciamo che l'attività insomma, che stiamo facendo in municipio è stata molto faticosa in questo anno e mezzo e anche più, insomma a luglio sono 2 anni, perché comunque abbiamo visto insomma delle cose che ci hanno abbastanza scioccato, da semplici cittadini che entrano per la prima volta nelle istituzioni e che fanno politica. E in particolare negli ultimi mesi quello che più mi ha colpito sono questi tagli indiscriminati a tutti i servizi essenziali e primari per i cittadini, dal trasporto pubblico al sociale, alla scuola. Tagli indiscriminati nel senso che si è andati avanti come a suon di mannaia, cioè non ci si è fermati di fronte a niente. Vi faccio degli esempi concreti. Per quanto riguarda ad esempio il trasporto pubblico, sono state soppresse in questo municipio, come in altri municipi, una serie di linee ATAC importanti, dalla 994 alla 984, che collegavano tra l'altro i cittadini a strutture ospedaliere, a presidi sanitari. Anche in questo quartiere proprio Montespaccato sono state soppresse addirittura 5 fermate del 981, del 985, e così come è stata soppressa la linea 997, e alcune linee come la 980 e la 985 hanno aumentato a dismisura il percorso, quindi con tempi di attesa per i cittadini lunghissimi. Ora, questo taglio del trasporto pubblico è stato un taglio, come dicevo, troppo forte, perché si parla del 20%, quindi da 120 chilometri che percorrevano appunto i mezzi pubblici si è arrivati addirittura a 101 chilometri. Ora, questo taglio indiscriminato, come vi dicevo, alla fine va sulla pelle dei cittadini, è determinato da anni di malaffare e di gestione superficiale appunto dei soldi pubblici, e questo però sono sempre appunto i cittadini che pagano questo aspetto qui, lo pagano nei servizi essenziali, che sono quelli che per loro fondamentali per la qualità della vita. E la cosa che più però mi ha sconcertato ovviamente non è questo, ma il fatto che parallelamente è stato approvato in questi giorni in assemblea capitolina il piano generale del traffico urbano, il PGTU, che noi avevamo già esaminato in consiglio municipale, per il quale ovviamente abbiamo espresso un parere negativo, e che ora è stato approvato in assemblea capitolina. Rispetto a questo, quello che praticamente ci dice il nostro assessore in prota è che dal 2017 avremo un anello ferroviario a pagamento, cioè lo ZTL non sarà più collegato al centro storico, ma si espanderà per tutte le stazioni ferroviarie, da Tuscolana, Vigna Clara, Valle Aurelia, quindi tutti i cittadini delle periferie per entrare in questo anello ferroviario dovranno pagare, ok? E la cosa assurda è che da una parte quindi si dice che si fa questo piano di mobilità sostenibile per incentivare le persone a lasciare il mezzo privato a casa, ok? Però dall'altra si taglia il trasporto pubblico, quindi è completamente schizofrenica questa proposta. Mi sentite? Ma se lo faccio? Mi sentite? No. Brava Roberta, brava. Mandato per questo motivo. Appunto. Di qua. Quindi dicevo, da una parte si dice vogliamo fare in modo che lasciate l'auto a casa e quindi vi mettiamo dei varchi con le telecamere così non la prenderete, e dall'altra vi tagliamo il trasporto pubblico. Non solo, questi varchi appunto li paghiamo perché sono contingentati, cioè abbiamo 120 permessi all'anno, però abbiamo fatto, per esempio, non so, chi lavora o porta i figli a scuola all'interno dell'anello ferroviario deve avere dei permessi per entrare, ma sono solo 120, quindi vuol dire che dopo 2 mesi e mezzo, 60 giorni lavorativi, perché ha un permesso per entrare e uno per uscire, tu praticamente devi cominciare a pagare da 1, 2, 3 euro, a seconda poi della tipologia di macchina che hai,
Abbiamo fatto il conto che tutto questo ti costerà intorno ai 70 euro al mese, cioè tu devi pagare per andare a lavorare o per portare i tuoi figli a scuola e contemporaneamente nessuno ti dà la possibilità di utilizzare il mezzo pubblico. La cosa assurda è che l'assessore in prota, il presidente, cioè il sindaco Marino, hanno voluto applicare questo piano appunto di mobilità sostenibile, che effettivamente funziona in altri paesi europei, ma perché c'è una copertura del mezzo pubblico adeguata, cioè ci sono 5-10 linee metropolitane, se parliamo di Londra, Parigi, anche Milano stessa ha questo piano di bonus mobilità, però metti comunque in queste città, sei in grado di far appunto trovare la possibilità al cittadino di spostarsi, cosa che Roma sappiamo che non è così, non abbiamo la copertura della linea metropolitana adeguata a fare questo. Non solo, poi hanno aumentato anche a dismisura le tariffe del parchimetro, quindi sempre collegate alla delibera di questo PGTU c'era un aumento orario da 1 euro a 1,50 euro ed è stata eliminata la tariffa giornaliera, cioè prima noi se stavamo 8 ore in un posto perché ci andavamo a lavorare potevamo pagare 4 euro al giorno oppure avevamo una tariffa mensile agevolata proprio perché questo ci permetteva di lasciare la macchina continuativamente. Ora è stato tolto tutto, quindi noi paghiamo ogni ora, quindi vi faccio un esempio, al giorno 12 ore di parchimetro. Ovviamente quando tutti noi rispetto a queste delibere ci siamo opposti perché appunto ricadono unicamente sul cittadino e anche qui ti impedisco di prendere il mezzo pubblico e poi ti obbligo a parcheggiare e a pagare una cifra spropositata rispetto a prima, quando noi ci siamo opposti a questo, comunque l'amministrazione è andata avanti perché deve fare cassa e non gli interessa nulla se fa dei provvedimenti scellerati, quindi abbiamo dovuto aspettare il ricorso al TAR, cioè il TAR, io non so, questo sindaco Marino ha circa 4-5 diciamo 4-5 ricorsi al TAR che ha perso, tra cui questo, ha perso il ricorso al TAR rispetto appunto all'aumento del parchimetro, all'aumento dei varchi ZTL, cioè l'attuale varco ZTL centrale una volta costava intorno agli 80 euro perché poi ci sono persone che ci lavorano in centro, ora l'ha decuplicato, cioè 10 volte di più. Quindi tutto questo per fortuna è andato, appunto il TAR si è opposto e quindi al momento queste delibere sono al momento sospese o comunque forse quella del parchimetro è di nuovo rientrata nel PGTU, vedremo che succederà, però il concetto è che comunque quello che stanno proponendo è un modello che non è minimamente calato in questo contesto, cioè sembrano persone che non conoscono la difficoltà della città perché appunto applicano un piano senza minimamente capire che questo piano in questa città non può funzionare. E lo stesso è successo, quindi tagli indiscriminati li abbiamo visti anche sulla scuola ad esempio. E anche lì, cioè, non si fermano, serve il ricorso al TAR anche lì, perché se politicamente gli diciamo che stanno sbagliando, comunque vanno avanti. E quindi la cosa che mi ha colpito è proprio il fatto di fregarsene completamente anche dei diritti di base dei cittadini. Vi faccio un esempio, noi abbiamo presentato una mozione in municipio perché erano state aumentate le tariffe degli asili nido in maniera illegittima, cioè le famiglie che hanno iscritto i loro figli all'asilo nido entro il 30 giugno, quindi era entro il termine della data di iscrizione, pensavano di pagare tot. A settembre tornano dalle vacanze e si accorgono che è uscita una delibera a agosto, quindi anche in un momento in cui era difficile capire e seguire l'amministrazione perché un mese chiaramente morto, in cui improvvisamente le tariffe sono aumentate fino al 16% a seconda dell'ISEE e è stata tolta improvvisamente l'esenzione del terzo figlio.
Quindi una famiglia che ha fatto il proprio budget familiare e ha detto ok, lascio mio figlio all'asilo nido pensando di poter di pagare tot, improvvisamente si accorge non solo che dovrà far pagare anche il terzo figlio, ma che la tariffa è aumentata. Però questo a posteriori, dopo che ha siglato un accordo con l'amministrazione, che gli diceva un'altra cosa. Quindi siamo arrivati al limite dell'illegalità, a mio giudizio, e era ovvio che questo procedimento amministrativo non era corretto, ma anche lì sono andati avanti. Noi abbiamo presentato una mozione in consiglio municipale, ovviamente dicendo di sospendere questo aumento perché era illegittimo, e ovviamente ce l'hanno bocciata. Per fortuna anche qui è intervenuto il TAR e ha sospeso l'aumento delle tariffe degli asili nido, perché appunto era un aumento illegittimo avvenuto a posteriori. Quindi dicevo, sempre sulla scuola, abbiamo avuto da poco, grazie ai consiglieri comunali che hanno preparato un atto per i dipendenti capitolini, sapete che ora c'è il discorso del salario accessorio e che comunque si sta sviluppando una sorta di guerra civile, perché più di 20.000 dipendenti capitolini vedono improvvisamente il taglio del salario accessorio, che di per sé certo è un, diciamo, come dice il MEF stesso, è comunque un qualcosa che andava eliminato perché non era legittimo. Però per anni si è tenuto il salario accessorio perché comunque il contratto dei dipendenti, il contratto collettivo nazionale dei dipendenti non era aggiornato, cioè era rimasto a livello normativo al 2006 e a livello economico al 2009. Quindi questo vuol dire che comunque in qualche modo la mancanza dell'aggiornamento salariale rispetto al costo della vita era compensata da questo salario accessorio. Improvvisamente ora lo tolgono senza però adeguare il contratto collettivo nazionale. Quindi un esempio spicciolo è: se un dipendente capitolino ad esempio guadagna 1.300 euro, se facciamo una categoria C2, e magari sta in una famiglia monoreddito con un figlio, si trova già al di sotto, secondo l'Istat, della soglia di povertà, e addirittura gli vengono tolti altri 200 euro, perché in media il salario accessorio sono circa 200 euro in meno di taglio. Quindi anche qui, grazie ai consiglieri comunali, abbiamo preparato, che hanno stilato quest'atto, abbiamo preparato un ordine del giorno in municipio che non solo non è stato, cioè si sono rifiutati addirittura di discuterlo. Cioè questa è la democrazia in questo municipio, una cosa così importante, così grave, la maggioranza di questo municipio si è rifiutata di discuterla. E appunto potrei andare avanti anche su altre questioni legate alle insegnanti. Cioè noi abbiamo visto educatrici e insegnanti della scuola dell'infanzia, sempre attraverso questo contratto unilaterale, vedere svilite le loro professionalità, perché ora funziona che, l'abbiamo visto a Pasqua, le insegnanti praticamente vanno durante il periodo di ferie, vanno a ricoprire ruoli amministrativi, ad esempio nei municipi, ma noi le abbiamo viste a Pasqua essere ammassate in 50 in una stanza, senza alcun ordine, senza alcun orientamento. Quindi semplicemente dovevano andare lì per timbrare il cartellino perché non avevano più le ferie, e si sono ritrovate in quella stanza senza far nulla per tutto il giorno. Quindi questa è l'organizzazione che l'amministrazione ha nei confronti degli insegnanti, degli educatori, attraverso questo scellerato contratto unilaterale. Spero proprio, buongiorno consigliere, spero proprio che appunto che i sindacati e l'amministrazione facciano un passo indietro, perché altrimenti la situazione può diventare veramente drammatica, perché è inaccettabile. Grazie a tutti.